Ho deciso di fare questo tour per la vita con il mio motto Mai arrendersi, per portare la mia testimonianza, il mio esempio nelle città che mi hanno accolto. L'iniziativa nasce dalla volontà di far conoscere alle persone l'importanza di avere un esempio positivo. Quando ho visto la storia di Carlo Calcagni ne sono rimasto entusiasta, perché è una persona che nonostante le tante difficoltà a cui la vita l'ha sottoposto, combatte ogni giorno senza mai arrendersi. Mai arrendersi è la parola chiave di questa iniziativa. È importantissimo non mollare e continuare a resistere. Il messaggio da lanciare è molto empatico, cioè quello di dare forza a tutte le persone con disabilità o senza disabilità nel poter intraprendere un percorso di cambiamento, di rinnovamento, di far sì che possano gettare tutto il cuore oltre l'ostacolo e di non arrendersi mai. È importante dare questa testimonianza, far vedere che i valori invece esistono e ci sono persone che li racchiudono tutti. Non bisogna mai dimenticare chi, come me, ha servito la patria, ha fatto il proprio dovere e proprio per aver fatto il proprio dovere si ritrova a pagarne le conseguenze. E qualcuno ne ha pagato con l'estremo sacrificio, perdendo la vita. Quindi proprio per loro io devo continuare a portare la mia testimonianza ovunque mi chiamano, compatibilmente con le problematiche di salute, perché le terapie continuano quotidianamente. Non arrendersi mai, provarci sempre e non arrendersi mai. Senti questa voce, è la vita mia, i sogni del coraggio, dell'ipocrisia. Questo cielo è grigio, ma quando colpirà, il cuore batte forte e brucia l'anima. La paura è tanta, l'odore è pessimo, i pensieri miei rubano l'attimo. Il respiro che va nello stomaco ti fa tremare dentro un mondo tossico. Uomini noi, soldati poi, c'è ancora un filo corto di speranza che scorre insieme al sangue, quel po' che ancora c'è. Questa vita è breve per non capire che sei in una guerra, ma certo la tua non è. Le mani nelle tasche per cercare lei, la foto di famiglia, in braccio ai figli tuoi, che stringi forte al petto, rimani a terra giù, sperando in un segnale che non arriva mai. Uomini noi. Cambia il testo, lo riscriverà. Quante notti hai sognato di cambiare il mondo, ma la strada non finisce qui. Ti perdi in un secondo, tanto l'alba arriverà. Tanto l'alba arriverà. Se chiedi aiuto ma risposte non ne hai, l'eterno istante che non vuol passare mai, preghi solo il tuo Dio, l'unico medio tuo, sperando almeno che non ti tradisca lui. E se domani poi ti sveglierai col sole, l'odore di un serpente, i buchi nelle suole, potrai tornare a casa e senza dir parole,
con la speranza sola di una vita nuova.